Buonasera. Siamo qui per l'Aido, questa partita bellissima, questo giorno stupendo, il sole quest'anno ci darà una mano. Come non presentare Giulia, che presenterà con me? Lei è la vera presentatrice. Sì, quest'anno sono la presentatrice insieme a te. E poi avremo un grandissimo Giancarlo Barbara, vieni qua, che non fa il figo, no? Ciao ragazzi, ciao, ciao, io mi sono portato avanti. Ho già donato i polpacci. L'importanza della donazione è, basta guardare noi con la maglia azzurra, cioè vuol dire ridare una speranza di vita a persone che non ce l'hanno più. È un gesto incredibile, gratuito, che dà speranza a persone come me che hanno avuto la possibilità di ricominciare a vivere una volta e nel mio caso anche una seconda. Per cui credo che più forte di questo messaggio non ci sia nulla. Noi oggi giochiamo a calcio, vuol dire fare vita normale dopo un trapianto di qualsiasi tipo di organo o tessuto. Quindi dovete vincere. Dobbiamo vincere, soprattutto devo fare gol. Sono orgoglioso di poter fare parte di questo loro progetto per divulgare, per portare, per diffondere in giro per l'Italia, perché andiamo a giocare in tutta Italia, il loro messaggio, che è quello della donazione, che è una cosa fondamentale per chi si trova in situazioni, diciamo, drammatiche e che invece grazie a qualcuno riescono a superare e a continuare a vivere. Mi fa molto piacere essere qua, intanto per metterci le parole con la radio e con tutta la mia squadra. Poi in campo, in questo momento, la solidarietà noi la facciamo regalando un sorriso, cioè quando ci vedono giocare la gente ride. Ho le idee chiarissime, non so neanche contro chi giochiamo, quindi sono proprio sereno, tranquillo, sono stato trasportato qua, quindi non so niente, se me lo spieghi tu magari. Tu lo sai contro chi giochiamo? Sì, contro i CC. Ah, perfetto. Poi dicono che lo sport non ringiovanisce, cioè guardate chi abbiamo qua, Forse è un po' esagerato. Vi ringrazio per avermi invitato e sono contento perché a me piace lo sport e poi mi piace la causa per cui siamo qui. L'Aido è una delle nostre associazioni benemerite cittadine, abbiamo detto tante volte che il cuore di Sagrate è bello proprio perché ha tante associazioni che si occupano degli altri. Bisogna essere solamente consapevoli che noi possiamo essere sempre utili in qualunque momento. Attenzione, clamoroso, rete! Sono particolarmente sensibile a questa associazione, che direi una delle più nobili che esistono in Italia, una delle più attive, una delle più necessarie. Per cui ho dedicato parte del mio tempo oggi a questa bella iniziativa. Andiamo a fare un'incursione nello spogliatoio degli artisti. Siamo qui per il terzo anno a fare una cosa bella, spero simpatica e divertente per tutti, per noi che giochiamo, per la gente che è fuori. Quando c'è da fare qualcosa di buono si va volentieri, più è anche un momento per ritrovare vecchi amici, vecchie conoscenze. Sono felice di essere qui e niente, è una cosa molto, molto utile. È il terzo anno, giocate insieme, ormai siete affiatati. Affiatatissimo. Ma avete mai vinto? Mai. È bello essere qua perché noi facciamo sport un po' per mantenerci, per cui dovrebbe essere un dovere venire qua a farlo per una causa come questa, è ancora più bello, no? Perché ci divertiamo, facciamo sport e in più speriamo di aiutare in qualche modo quelli che ne hanno bisogno, è stupendo. Poi l'atmosfera è bella, c'è un sacco di ragazzi, di bambini, bello, bello, bello. In campo per la vita si fa grazie ad Andrea Mercurio. Diciamo la verità, lui ha avuto l'idea, ha contattato l'Aido, si è organizzata questa splendida giornata di sport, prima a Sesto, all'Arena di Milano, e quest'anno a Segrate, A 50 metri da casa mia. Che è un po' casa sua, perché è la casa di Andrea Mercurio. Sì, esatto, io infatti è come se mi sentissi a tavola, per questo ho provato a fare il cucchiaio, mi è venuto male.